Sappiamo sommare o moltiplicare tra loro le frazioni? Con questo interattivo in Flash possiamo verificare le nostre competenze. Scegliamo il livello, facile per adesso, e la somma o la moltiplicazione. Cominciamo con la somma. 4 quarti più 4 primi. Questa dovrebbe essere abbastanza facile, però vediamo di non sbagliare. Usiamo il tastierino di sopra per il numeratore e il tastierino di sotto per il denominatore. Controlliamo la risposta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ridotto. 4 quarti vuol dire 1 più 4 unità, quindi 1 più 4 è 5 unità. Vedete, ci sono anche delle frazioni improprie. 3 quarti più 3 terzi. Allora, il minimo col multiplo è 12. Poi 12 diviso 4 fa 3, 3 per 3 fa 9. 12 diviso 3 fa 4, per 3 fa 12, 12 più 9 fa 21, qui possiamo scrivere 21. Probabilmente si potrebbe anche semplificare, vediamo cosa ci dice. Esatto, la risposta è giusta, ma poteva essere semplificata, cioè dividiamo per 3 sia il 21 che il 12 e otteniamo 7 quarti. Vediamo un po' se con 7 quarti ci dà il punteggio completo. Esatto, questa è completamente giusta. Vedete che i punti sono calcolati in questo modo. E così via. Se ci stufiamo delle somme, possiamo passare alle moltiplicazioni. 3 primi per 4 primi. 12 primi. Qui non c'era nulla da semplificare. Qui si può semplificare qualcosa? Credo di no, vediamo un po'. Sì, si può perché 12 sesti, in realtà si può scrivere addirittura 2 primi. Vediamo se è giusto. Bene, continuate da soli e divertitevi. Grazie.